Allora, una guida turistica presentata all'ENIT, l'Ente Nazionale del Turismo a Roma, è un modo per divulgare quelle che sono le potenzialità storico-artistiche e ambientali del nostro territorio, un territorio vasto, una comunità di 150.000 abitanti, su 3 province, su 25 comuni, quindi un'area che è piena di bellezze, di tesori incontaminati, a partire dalla biodiversità al tesoro carsico, che sono le centinaia di grotte e inghiottitoi che sono sparsi sul nostro territorio, alle aree archeologiche, alle città d'arte, ai tesori d'arte che sono contenuti all'interno delle chiese, delle abbazie, dei palazzi storici del nostro territorio. Che Montelupini sono un territorio da scoprire e spero che questo ulteriore elemento di promozione turistica messo in campo da Compagnia dei Lepini con la promozione, con il patrocinio dell'ENIT e della Regione Lazio possa essere una spinta ulteriore allo sviluppo del nostro territorio, a uno sviluppo sostenibile dei Montelupini. Farò durante il mio intervento. Adesso siamo in attesa che arrivi l'assessore regionale al turismo, che arriverà qui tra circa 5-10 minuti. È previsto una sorpresa da parte di Matuta Teatro, che è già posizionato, che ci declamerà dei passaggi di uno scritto di Gregorovius, un viaggiatore dell'Ottocento, che parla proprio dei Montelupini. Quindi qualche minuto di questo recital a cura di Titta e poi successivamente proseguiremo secondo il programma già prestabilito. Allora, buon ascolto a tutti. Decisi di lasciare Gennazzano, dove avevo vissuto nuovamente un'estate nella pace campagnola, per partire alla volta degli invitanti montivolsci che si trovavano davanti ai miei occhi e poi discendere verso il territorio marittimo. Pertanto una mattina montai a cavallo per passarvi piacevoli giornate. Ho attraversato le più belle regioni d'Italia, ho pagato per le famose campagne di Agrigento e Siracusa, ma nonostante la bellezza dei colori di queste zone meridionali, devo però riconoscere che la campagna di Roma e il Lazio esercitarono su di me la più forte e profonda impressione. Il sole bruciava a mezzogiorno quando arrivai davanti a Segni, quest'antica città adagiata su un altopiano di rocce è ancora circondata in gran parte da mura ciclopiche. Qui l'aria è fredda, quasi pungente, agita le rose selvatiche e le piante di ginestra che crescono tra le rocce. Lo spirito dei tempi remoti e della natura selvaggia, un grande e spaventoso mondo preistorico, aleggia tra questi massi ciclopici rovinati dal tempo. Salii sulle rocce per raggiungere le mura. Come in tutte le città del Lazio, esse circondano la rocca, cadendo a picco sul pendio del monte. I massi sono ancora uniti gli uni agli altri, come se l'opera fosse stata realizzata soltanto ieri. Qua e là si aprono porte in stile etrusco. In fondo ad un lungo muro è esistente ancora la famosa e pittoresca porta ciclopica ad arco ottuso, formata da giganteschi massi quadrangolari. L'imponenza di queste mura, la tinta scura che il tempo le ha dato, le piante selvatiche che la ricoprono, la grandiosità del monte a cui si appoggiano, rimandano un'impressione che non si può descrivere a parole, anche se le cose più grette, dissolute, sembrano qui raggiungere l'animo e dilatarsi pienamente nel sublime. La mattina seguente io e il mio compagno, il noto acquerellista Müller, volevamo con i primi raggi del sole di settembre salire a cavallo sulle montagne, attraversare l'antica foresta dei Vosci e raggiungere l'antica città di Norba. Ma il cielo era scuro e iniziarono i tuoni che rimbombavano sui monti e l'acqua infine cadde giù a dirotto. Avevamo accantonato l'idea del viaggio quando all'improvviso Giove Pluvio cominciò a ridere. Saltammo quindi a cavallo e preceduti dalla nostra guida ci mettemmo in marcia. Il vento faceva roteare le bianche nuvole, spazzandole dal cielo come barchette a vela. Era un grandioso e favoloso spettacolo.
Dopo 2 ore di cavalcata, in parte attraverso valli, in parte salendo più in alto sopra umide e nere pareti di rocce, raggiungemmo il più alto passo della montagna, da cui si ammirava ai nostri piedi la bellezza del Lazio. Ed io provai la sensazione di un uomo condotto con gli occhi bendati davanti a uno spettacolo meraviglioso, cui sia stata ad un tratto tolta la bella. Davanti a me apparve luminosa ai nostri piedi la pianura marittima, le paludi pontine di varie strane tinte, le isole di Ponza perdute in mezzo alle onde luccicanti, il capo Circeo, la torre solitaria d'Astura, la linea Pio, il castello di Sermoneta. Uscendo dalle ombre della foresta, l'aspetto di questo panorama è uno dei più belli che l'Italia presenta. Ha prodotto una impressione così forte su di me che non ho trovato in quel momento, e nemmeno ora riesco a trovare, le parole per descriverla. Mi era stato detto a Roma della bellezza di questo colpo d'occhio e che non avrei potuto trovare nulla di più bello della cavalcata tra i Monti Volsci e della visita da lassù delle paludi pontine e del mare. Ma non mi era stato detto abbastanza. Consiglierò ad ogni viaggiatore che voglia visitare le terre romane di non perdersi questo spettacolo unico. Dopo 6 ore di cavalcata arrivammo nel piccolo paese di Norma. Esso sorge sopra un altopiano a fianco di una ripida montagna presso i ruderi ciclopici dell'antica Norba. Norma, Norba, Ninfa, sono dei luoghi favolosi. I loro nomi risuonano da ogni parte e a ogni istante e svegliano nella mente un mondo fantastico di miti e leggende. Norma, Norba, Ninfa, Cori, Sermoneta. Come questi nomi melodiosi parlano alla mia fantasia. Appena entrammo nella pensione di Norma e fui condotto nella mia stanza, mi affacciai alla finestra e tutta la superba bellezza della pianura marittima si presentò ai miei occhi. Subito sotto di me, ai piedi del monte, scorsi una cerchia di mura coperte di etera, in mezzo alle quali si levavano delle curiose collinette che sembravano fatte di fiori. Qua e là sorgevano anche antiche torri rovinate, coperte di muschio, ed in mezzo a questa strana cerchia di mura sbucava un argenteo ruscello che attraversava poi le paludi pontine e quasi striscia di luce si perdeva in un lago presso il mare. Stupito domandai cosa fossero quella strana cerchia e quelle collinette in fiore. Ninfa, mi rispose l'albergatore. Ninfa, è questa allora Ninfa, la Pompei del Medioevo, la città favolosa immersa nelle paludi pontine. Andremo a visitarla questa sera quando la dolce Selene sarà sorta dietro i resti dell'antica Norba. Dalla rocca ciclopica di Norba scendemmo giù, verso Ninfa, perché questa città dimenticata giace placida ai piedi della montagna, all'inizio delle paludi. Il suo aspetto è più incantevole di quello di Pompei, le cui case assomigliano a spettri o mumme spientrate, faticosamente sottratte alla lava vulcanica. Sopra Ninfa invece si muove, al soffio del vento, un mare di fiori. Ciascun muro, chiesa, casa, è coperto d'edera, e su quelle rovine oscillano i rossi stendardi del dio trionfante della primavera. Si avverte una inesprimibile sensazione nell'entrare in questa città d'edera, nel camminare sulle sue vie deserte, nascoste quasi sotto l'erba e i fiori, e nell'entrare tra queste mura dove il vento scherza tra le foglie. I fiori pullulano in tutte le strade, marciano in processione verso le cadenti chiese, si arrampicano in cima ad ogni torre, si posano ridendo e scherzando su tutte le deserte finestre in rovina. Le chiese hanno un aspetto curioso. Sono ancora in piedi i ruderi di 4 o 5 di esse. Non ho mai veduto rovine più poetiche e sarebbe difficile descrivere quei campanili, diroccati in parte, con le loro finestre ad arco oppure tonde, o divise nel mezzo da una colonnina, con le loro cornici medievali adornato, tutti provvisti d'etera e di fiori colorati,
quei resti di volte, di navate sepolte in un mare di lussureggiante vegetazione. Tutte quelle chiese sono antiche e appartengono ai secoli XI e XII, seppure non sono di costruzione anteriore. Nelle loro vuote navate ora pregano i fiori, ed invece dell'odore dell'incenso, l'aria ha il profumo delle rose. Entrai nell'ultima chiesa e che spettacolo trovai davanti a me. Invece dell'antico pavimento, in mosaico bizantino, trovai un tappeto di fiori ed erba sull'altare, dove un tempo si trovavano le reliquie dei santi. Vera una lussureggiante vite d'India coi suoi grappoli rossi e azzurri. Non manca niente qui, niente, per essere il riscontro di Pompei. Laggiù, ai piedi del Vesuvio, la classica antichità parla delle immagini ridenti della città morta. Qui invece è l'epoca cristiana che ha lasciato un po' della sua anima sopra i muri rovinati e coperti d'edera. Sedetti tra le rovine e guardai quel verde reame spiritato, poi alzai gli occhi nel blu verso le incantevoli montagne, posai lo sguardo sulle mura ciclopiche di Norma e il suo castello, quindi sulle paludi pontine e sul mare al tramonto con il capo Circeo che emergeva scintillante, che la maga Circe abbia lasciato il suo castello. Vive forse adesso a Ninfa, è lei la regina dell'Edena. La mattina seguente noleggiammo a Norma dei muletti per raggiungere il noto paese di Cori, o Cora, a 3 ore di distanza. Vi si arriva per una strada carrozzabile che rasenta Ninfa, ma noi preferimmo ragliare per un sentiero montuoso che serpeggia lungo la catena dei Volsci. La vista che si gode è stupenda ed ampia, stendendosi per la pianura alle isole Pontine e al mare fino a Roma. Se si guarda questa regione Pontina dall'alto con le sue spiagge latine, là dove sorge l'antica Arte ai paesi dell'Utoli, tornano alla mente naturalmente le figure di Virgilio. Ivi sorse la Troia romana, ivi fu il campo delle epiche lotte dell'Eneide. Ricordandolo sembra quasi di vederla. Rapidamente correre sulle praterie o attraversare le foreste, la bella Amazzone Camilla, l'eroina dei Volsci. La descrizione della sua morte è tra i più bei fiori della poesia di Virgilio. Si dovrebbero leggere i versi melodiosi dell'Eneide sul territorio romano per capirne pienamente la magia. Attraverso i versi virgiliani ricordiamo Troia ed Ellade e viviamo sempre più un'atmosfera ellenica man mano che ci avviciniamo a Cori, perché questa città antichissima risale ai tempi mitologici, ai tempi pelagici. Roma è detta città eterna, ma non per la sua antichità, perché molte città della campagna romana sono più antiche, soprattutto Cori, che in base ai calcoli di tutti i topografi antichi e moderni è una delle città più antiche del mondo, essendo stata fondata 1470 anni avanti Cristo, cioè 700 anni prima della fondazione di Roma. Non affaticherò il lettore con la descrizione delle rovine di Cori, perché ne ha parecchie. Le mura ciclopiche hanno qui un aspetto spettacolare. Sono visibili da più punti della città. Si possono paragonare alle mura dell'antica Micene o Tirinto. Sostengono l'acropoli dalla sommità della città. Quando ci arrampichiamo fin lassù, si resta veramente stupiti di trovarsi davanti alle rovine del peristilio di un tempio in puro stile greco. È una piccola costruzione dorica, graziosa e ben conservata. Il travertino delle colonne ha preso un colore grigiastro che gli conferisce un aspetto molto antico. Si chiama Tempio d'Ercole, ma probabilmente senza una vera motivazione. Castore, Polluce, Fortuna e Diana, la dea delle campagne pontine, Sole, Giano, Eolo, Apollo, Esculapio, avevano a Cori i loro templi. Si mostrano ancora sotto l'acropoli 4 belle colonne corinzie murate in una casa che si pensa siano appartenute al tempio di Dioscuri. Esistono ancora alcuni resti di antichi bagni e cisterne ed un ponte romano sopra un incantevole ruscello che attraversa Cori. E altre antichità sparse possono inoltre interessare il visitatore. Ma cosa sono tutte queste antichità di fronte a uno strabiliante panorama sulla marittima che si può godere dappertutto a Cori? Meriterebbe di essere vissuta in estate, l'aria è fresca e balsamica, il vino sublime.
I frutti sono così abbondanti che si possono acquistare 26 fichi freschi per un baiocco. Purtroppo, Cori, non è affatto visitata dai romani. Preferiscono andare nelle città di Albano e Frascati e pochi di loro conoscono l'incanto e l'unicità di questa campagna romana. Esiste una vita più felice di quella che si può trascorrere temprando il proprio spirito nell'antica e autentica natura dei Monti Bosci. Montai a cavallo e lasciai Cori per raggiungere Velletri e come a ninfa promisi a me stesso di ritornarvi per passare qualche tempo in questa pace classica. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti e grazie veramente di cuore di questa
folta partecipazione. Per i saluti vi prometto di farlo alla fine. Intanto voglio esordire con una frase che ho anche utilizzato recentemente in un post sui social per presentare questa manifestazione. Un luogo non è mai solo quel luogo. L'uomo siamo noi, un po' anche noi. In qualche modo, senza saperlo, ce lo portavamo dentro e un giorno, per caso, ci siamo arrivati. Ecco, con le parole di Antonio Tabucchi volevo un po' presentare quello che è il nostro territorio, i Monti Lepini. Un territorio straordinario, molto conosciuto in alcune sue parti, pochissimo conosciuto in altre parti ancora. Si tratta di un territorio straordinario. Un inquadramento territoriale, per chi non lo conosce, è racchiuso tra tre province. Nella provincia di Latina c'è un pezzo importante di questo territorio, con le città che dal nord al sud vanno da Cori fino all'antica Priverno. Poi c'è la parte romana della provincia di Roma, con Segni, Artena, Carpineto ed altre città ancora. E poi la parte del Frusinate, dei Monti Lepini, che pur se non appartengono all'interno dell'organizzazione della Compagnia dei Lepini, ma è comunque un'area a pieno titolo dei Monti Lepini, che vanno dal nord, svurgola su Pino Morolo, fino ad arrivare al sud, la valle dell'Amaseno, con Amaseno, Patrica ed altre città. Circa 25 comuni, 150.000 abitanti, 44.000 ettari di territorio incontaminato che sono ZPS e alcune anche SIC, sito di interesse comunitario, circa 25 comuni, quindi voglio dire una realtà veramente importante anche dal punto di vista quantitativo, ma noi puntiamo a valorizzare gli aspetti della qualità del nostro territorio, un territorio importante dal punto di vista storico, artistico ed ambientale. È innanzitutto una civiltà millenaria. Le origini di questo territorio sono antichissime e sono presenti resti del periodo preistorico e reperti che sono disseminati un po' in tante parti della nostra realtà. Segnalo tra queste forse quelli più emblematici come la Grotta Iolanda, l'Andano dei Bufali e la Grotta della Cava, che sono a Sezze, che in questo periodo sono anche un po' sotto l'occhio del ciclone, sul tema dei dinosauri e sulle scoperte anche recenti che fanno di questi luoghi preistorici estremamente un elemento di eccellenza del nostro territorio. E poi, come non parlare anche degli aspetti legati alle aree archeologiche. Noi abbiamo delle aree archeologiche che tutti insieme rappresentano sicuramente una delle eccellenze più rilevanti del territorio nazionale. Le aree archeologiche presenti nel nostro territorio sono veramente importanti. Come non citare la Cilida di Artena, come non citare da nord, venendo verso sud, Cora, l'abbiamo visto nelle versi di Gregorovius, col Tempio di Ercole, e magari parlare dell'antica Norba. Ci sono stato l'altro giorno, di questa città pietrificata, distrutta nell'81 a.C. in questo scontro tra Mario e Silla, essendo Silla contro quella che era la prevalenza di quella città di allora, che era tutta schierata con Mario, gli abitanti di quella città preferirono incendiarla, distruggerla, più che rendersi a Silla, ed è rimasta intatta, una sorta di Pompei dei Lepini, con la sua acropoli, con le sue porte, con i suoi edifici pubblici, e che oggi sono ben gestiti dal sistema e dal museo civico della città di Norba. Ma poi, come non parlare di Signa. Signa è una delle aree archeologiche più significative, come non pensare alla Porta Saracena, ma io voglio citare un imminente evento di livello nazionale, il 20 di ottobre, la data dovrebbe essere questa indicata dal Comune, verrà inaugurato il Ninfeo, che è una struttura dell'epoca repubblicana, del secondo secolo a.C., e che rappresenta veramente un vero evento nazionale, come un evento nazionale è stata la riapertura dell'antica Priverno, e così come non parlare dell'antica Sedia, e di anche altre
aree archeologiche che sono presenti nel nostro territorio, Lucilli o l'antica e la perduta abbazia di Valpiciolo, che è un'area medievale archeologica sul territorio di Carpineto Romano. Insomma, veramente si tratta di una realtà tutta insieme importante, che io penso che debba essere riconosciuta come parco archeologico nazionale, come è stato per il Tuscolo, così come credo sia importante anche che avvenga per i Montepini, che sono un territorio che ha una tradizione straordinaria anche in termini di istituti culturali. La Compagnia delle Vini detiene la competenza sui sistemi bibliotecari e sui sistemi museali, e quindi nella guida vengono riportati tutti i sistemi del nostro, tutti i musei del nostro sistema museale, ma vengono anche, viene fatto cenno anche a quei comuni delle Pini che non fanno parte di questo sistema e che comunque dovevano essere citati, perché ci sono dei musei straordinari anche fuori dal nostro sistema territoriale. Un territorio che ha anche un marchio del territorio, che è questa capanna che sembra una montagna, che sembra una castagna, che è stato coniato 20 anni fa, alla metà degli anni 90, e ci ripromettiamo nel 2019 di mettere in campo un restyling di questo marchio, perché diventi più moderno, più attuale, più rispondente ai tempi, ma che ritrae questo elemento millenario, questa capanna fatta di pietre calcaree, di stramma, che è stata la capanna dei villaggi dei Gorsci, e che ancora oggi, fino agli anni 50-60, è stato un ricovero di tanti pastori sui nostri monti. Dicevo, i Monti Ripini sono tante cose, sono innanzitutto tanta biodiversità, una biodiversità straordinaria. Proprio recentemente a giugno abbiamo presentato a Sezze l'Atlante floristico, nel 2019 presenteremo l'Atlante faunistico con un gruppo di ricercatori che ci stanno seguendo, ed entrambi gli elementi fanno del nostro territorio uno dei territori in Italia più alto, anzi in Europa, più alto contenuto di biodiversità. E come non parlare degli aspetti speleologici? Il nostro è un territorio, vedo per esempio in fondo Bini, il saluto del CAI, un territorio che è la palestra delle associazioni speleologiche italiane. Ci sono le grotte più estese d'Italia, più profonde d'Italia, che rappresentano veramente un patrimonio straordinario, che produce un turismo specializzato, un turismo speleologico. E poi gli sport di montagna che sono presenti. L'altro giorno, arrivando a Norma, siamo stati accolti da uno stormo di colori, che erano i deltaplani che volavano dall'antica Norba verso la pianura pontina, sopra Ninfa. E poi come non parlare, quando si parla di biodiversità, dell'oasi di Ninfa, qui è presente il presidente, che ringrazio, il più bel giardino d'Europa, che è parte integrante del nostro territorio. L'acqua di Ninfa sgorga attraverso i rivoli sotterranei dei Monti Lepini, ed è una città suggestiva, fantastica. E poi come non pensare alla visita di queste nostre montagne attraverso la Via Francigena del Sud, che da Roma passa lungo il Parco dell'Appia Antica, i Castelli Romani, i Monti Lepini, passa attraverso l'Abbazia di Fossanova, fino ad arrivare a Brindisi e poi a Gerusalemme. Si tratta di un percorso che fa conoscere il nostro territorio, come l'abbiamo indicato, sia sul versante della via di San Tommaso che sul versante della via dei Parmi, quindi sul versante pontino e romano, e attraversa un pezzo consistente del nostro territorio. E oggi questo rappresenta anche una modalità nuova, più sostenibile, per conoscere le nostre realtà. Abbiamo visto quanto successo ha avuto negli anni il cammino di Santiago di Compostela, e quanto potrebbe avere successo il nostro cammino se tutti ci crediamo un po' di più, perché ha delle potenzialità assolutamente importanti. La stessa presidente del cammino di Santiago, in una visita a Carpineto, mi disse, io allora ero sindaco di Carpineto, guardi che questo vostro territorio non ha nulla da invidiare al nostro cammino. Ma immaginate quando da Fossanova si attraversa tutto questo territorio e si entra attraverso l'Appia Antica nel centro della cristianità. Questo privilegio non ce l'hanno nemmeno nel cammino di Santiago, noi abbiamo questa possibilità. E poi naturalmente gli aspetti
non sono solamente quelli antichi o antichissimi, ma anche il Medioevo, il Rinascimento, il Neoclassico, le nostre città d'arte, la nostra arte che è all'interno delle chiese, delle abbazie, dei palazzi storici. In autunno, tra ottobre e novembre, presenteremo un catalogo dell'arte delle pini, ai quali hanno lavorato due critici e storici dell'arte, e lo presenteremo nella città di Latina, e cercheremo di far comprendere quali specificità artistiche sono presenti nel nostro territorio, sia dal punto di vista del periodo storico del Medioevo che del Rinascimento, ma anche del periodo neoclassico, che per via di un grande Papa, Leone XIII, sono state realizzate alcune chiese, alcuni palazzi proprio di quel periodo. E quindi anche il percorso nei luoghi dello spirito è particolarmente affascinante, le cattedrali del nostro territorio, come non parlare della cattedrale di Sezzi, quella di Segni, quella di Priverno, le chiese importanti che sono a Sermoneta, che sono in tante città, a Carpineto, in tante città del nostro territorio, le piazze, come non pensare alla piazza di Rocca Gorga, quella di Priverno, alle piazze storiche delle nostre città, ai castelli, al castello di Sermoneta, a quello di Maenza, ai castelli che sono presenti in tanti nostri centri storici, e poi ai personaggi illustri che hanno fatto grande il nostro territorio, i papi innanzitutto, San Vitaliano di Segni, Innocenzo III, un grande papa, Leone XIII, il pontefice della Rerum Novarum, e poi come non citare San Tommaso d'Aquino che nel 200 ha fatto grande Fossa Nova, ma anche Maenza, nel suo ultimo viaggio quando si recava al Concilio di Lione, e che poi morì proprio dopo aver fatto visita a una sua parente nel castello di Maenza, morì proprio nell'abbazia di Fossa Nova, o San Carlo da Sezze, o Aldo Manunzio di Bassiano, dove è presente un museo delle scritture. E poi come non chiudere questo cerchio, questo volo mentale del nostro territorio con il paniere, con la produzione tipica che è presente e che caratterizza con la sua artigianalità anche nella produzione, nella coltivazione di pregio, molti prodotti importanti che vanno dalle carni ai prosciutti, il prosciutto di Bassiano, ma anche quello di Cori, su quale ci sta una recente azione di valorizzazione, i prodotti da forno, la faria e tanti prodotti da forno che sono presenti nel nostro territorio, il carciofo di Sezze, l'olio, il vino, il comparto del vino che sta crescendo sempre di più, le castagne e i maroni, le ciliegie, il tartufo e tanti altri prodotti ancora. Su questo abbiamo un progetto con Slow Food Italia per valorizzare il paniere del nostro territorio. Ecco, credo che da questo punto di vista si possa ben aderire quelle parole di Tabucchi con le quali ho iniziato. Si tratta di un territorio con il quale possiamo immedesimarci e soprattutto può essere una grande scoperta, una scoperta straordinaria. Ma la battaglia dello sviluppo del nostro territorio è a una doppia velocità. Da una parte abbiamo territori che hanno già vinto questa battaglia, come non parlare del giardino di Ninfa, della città di Sermoneta, ma ci sono tanti altri territori, la prevalenza di questi territori che invece sono a vocazione turistica e debbono e possono essere conosciuti, possono diventare un punto di attrazione di tanti visitatori e tanti turisti che possono mettersi in contatto con il nostro territorio, possono creare una crescita culturale, una crescita economica, una crescita sociale delle nostre realtà. Questo passa attraverso la capacità di mettersi anche sul mercato, ecco perché siamo qui a Lenit, per cercare di trovare anche le forme per far conoscere un territorio che è poi a due passi da Roma e che anche molti tour operator non conoscono, non si sono imbattuti in questa realtà straordinaria che rappresenta veramente una grande occasione di conoscenza e di formazione per ciascuno di noi e per le persone che si possono imbattere nel nostro territorio. Chiudo con i ringraziamenti. Intanto voglio ringraziare la Regione Lazio, lo farò appena che arriva l'assessore, che ha voluto patrocinare questa nostra iniziativa e sostenere questa nostra iniziativa da che abbiamo avviato la nuova fase della Compagnia dei Vini con Destinazione dei Vini, quindi con questo progetto di rilancio del nostro territorio. Voglio ringraziare tutti
i soci della Compagnia dei Lepini e i comuni, i sindaci, gli amministratori presenti dei Monti Lepini, che ringrazio particolarmente. Voglio ringraziare la società, la Iter Edizioni, che è l'editore che è specializzato tra l'altro nelle guide in tutta Italia, ha fatto guide per le grandi città, Roma, Venezia, Firenze, Valle dei Dolomiti, tantissime guide che sono possibili da acquistare come la nostra guida, sia nelle librerie sia online. Poi Stefano Artito, io per la verità ho conosciuto tanti anni fa suo fratello Fabrizio Artito, che si era cimentato anche lui con una delle prime guide negli anni 90 dei Monti Lepini. Stefano è uno scrittore, un giornalista affermato, e per noi è un onore che questa guida porta proprio la sua firma. Tutti i relatori, intanto saluto l'assessore regionale Bonaccorsi, che ringrazio ancora sia per il patrocinio che per la sua presenza questa mattina. Voglio ringraziare naturalmente tutti i relatori di questa mattina, che sono a partire da Vincenzo Scozzarella, il critico d'arte a cui facevo cenno e che ci sta accompagnando in questo percorso di valorizzazione dell'arte dei Lepini, che trova anche autori importanti che hanno lasciato tracce indelebili sul nostro territorio. Tommaso Agnoni, che è il presidente della Fondazione Caetani, a cui ho fatto più volte cenno, Francesco Maria Cifarelli, che è un archeologo, è stato direttore scientifico di un museo dei Lepini e che ci traghetterà questa mattina sulle emergenze a cui avevo fatto cenno di carattere archeologico. Voglio ringraziare particolarmente il direttore Bastianelli, che è un amico di vecchia data, per averci ospitato e che dopo di me porterà il saluto da padrone di casa e da direttore nazionale esecutivo dell'ENIT. Il direttore e i dipendenti, i ragazzi del servizio civile della Compagnia dei Lepini, gli uffici stampa, che sono stati diversi, che hanno assistito questa manifestazione, Lorenzo Dagliavanti, stamattina è stata una sorpresa per me vederlo, ma so che ama i Lepini e quindi voglio ringraziarlo personalmente, così come ringrazio l'onorevole Garella e Titta Giorgi che sono in sala, l'Istituto Alberghiero San Benedetto di Latina e infine i sindaci dei Lepini, gli amministratori, li ho ringraziati tutti, non posso elencarli uno a uno, ma li ringrazio tutti perché stanno sostenendo in modo convinto questo nuovo corso della compagnia. Voglio ringraziare l'Agenzia Regionale del Turismo, i loro dirigenti, la Santarelli, la Giuntarelli e Tallone, che sono presenti insieme ad altri funzionari. Questo sta a dimostrare anche l'attenzione che la Regione ha su questo percorso e insieme anche a Vito Consoli, che ci ha seguito in questi anni negli aspetti appunto della promozione e della valorizzazione del nostro territorio. Io vi ringrazio veramente sia della partecipazione sia per quello che potrete fare nel prossimo futuro, diventando tutti voi testimonial del nostro territorio, e per quanto potrà fare la stampa, che è molto presente questa mattina nel promuovere questo evento, questa guida che potrà essere trovata in vendita nelle librerie già da domani e che questa mattina, anzi da adesso, proprio dopo il mio intervento, verrà distribuita in sala e donata a tutti i presenti, prima tra tutti ai sindaci a cui voglio donare questa guida, perché diventa per loro anche uno strumento di lavoro, perché solo attraverso la valorizzazione sistemica e integrata del nostro territorio riusciremo a vincere la battaglia dello sviluppo. Solo se lo facciamo insieme, valorizzando le specificità, ma riuscendo a valorizzare quello che è l'intero sistema territoriale, che insieme si ha la possibilità di valorizzare l'identità culturale e quelle grandi potenzialità storiche, artistiche e ambientali a cui facevo cenno. Grazie a tutti. Dare la parola a Bastianelli, distribuiamo velocemente questa guida e poi procediamo con gli interventi. Sono molti ragazzi, quindi sarà più necessario.
è donato simbolicamente ad alcuni amministratori la guida, le ragazze dell'Istituto Alberghiero la doneranno una a persona perché sono riuscite a darle a tutti quanti, poi naturalmente verranno consegnate anche alle biblioteche comunali del sistema bibliotecario. Allora, la parola al direttore nazionale esecutivo dell'Ente Nazionale del Turismo, Gianni Bastianetti. Intanto grazie a tutti di essere venuti, per me e per noi dell'Enit è molto importante perché avere intanto essere ospitali per i venditori che si vogliono presentare, usare la nostra sala come momento del turismo. Momento del turismo per presentare le iniziative, ma soprattutto per me oggi è anche un momento importante perché questo territorio io l'ho conosciuto lavorando in Regione Lazio, prima non lo conoscevo e sono testimone di tutti i nomi che sono stati elencati prima con quel bellissimo recita di questo passo importante e poi anche con la solita illustrazione molto precisa di Quirino che quando l'ho conosciuto pensavo eccedesse nell'amore del proprio territorio, esagerasse, poi dopo invece conoscendo le vostre terre e i vostri luoghi ho capito che c'è un potenziale incredibile. Io mi occupo di turismo perciò dal punto di vista del turismo ringrazio l'assessore intanto di essere venuto qui, di essere venuta qui in Enit e anche il presidente Tagliavanti che voglio dire sono Quirino ha ringraziato però non ha detto che il presidente della Camera di Commercio di Roma perciò voglio dire dà importanza anche a questo momento. Allora perché dico potenziale? Perché dobbiamo fare, parlo del territorio italiano, dei tanti luoghi che sono nelle entroterre, cosiddetti centri minori, che poi in realtà sono quello che in questo momento i turisti, soprattutto quelli stranieri, ma anche gli italiani, nello spostarsi cercano, cioè quello di trovare dei posti dove ancora c'è una corrispondenza diretta tra la vita e il modo di vivere degli abitanti e quello che si vorrebbe, e l'esperienza che si vorrebbe passare stando lì, cioè di vivere, che non è altro quello di vivere per qualche momento o per qualche giorno, quello il tipo di vita che vivono i cittadini di quel posto. E se io vi dico una cosa, quando dico queste cose di solito chi ascolta dice sì, però per dire, quelli che si abitano tutti i giorni ne vedono anche gli aspetti negativi oppure altre delle cose che non vanno bene, ma in realtà quello che per l'Italia in questo momento fa in modo che l'Italia abbia questo successo dal punto di vista turistico. L'anno scorso probabilmente il 2017 è stato l'anno più importante del turismo del dopoguerra, vuol dire quindi a livello di numeri, cioè di presenze e anche a livello di fatturato. Quello che fa la forza del turismo italiano in questo momento è proprio questo stile di vita italiano che ancora si trova soprattutto nei centri che voi rappresentate. Però avere tante cose belle, l'elenco che ha fatto qui io prima, devo dire, avere tante cose belle ma non raccontarle, da una parte addirittura è anche deprimente perché si vedono dei territori, prima lui ho portato degli esempi come quello del Cammino di Santiago che viene sempre citato, molte volte secondo me anche impropriamente perché anche lì è proprio l'esempio tipico che il fatto di dire i nostri posti sono anche più belli ci deve far venire un momento negativo dentro di noi, perché voglio dire non è un'esaltazione dire che i nostri posti sono più belli ma noi facciamo 1000 camminatori e loro ne fanno 300.000 fa capire che quello che non va siamo noi, nel senso che il turismo è software non è hardware, noi possiamo costruire dei cammini e delle strade bellissime. Io mi sono sforzato quando ero in regione a dire che ero contrario a qualsiasi forma di finanziamento sul territorio per la gestione di questi cammini, perché se non interessa agli abitanti del posto tenere il cammino pulito o farlo funzionare, dare servizi ai turisti, non ha senso, non funzionerà mai, nel senso, quindi perciò questo è il concetto del turismo che deve essere portato sempre con forza. Quindi l'elenco delle cose fatte prima che ci sono nell'area dei Lepini dovrebbero dare una
addirittura turisticamente una somma più alta della somma dei singoli territori, cioè dovrebbe esaltare di più, ancora di più, il fatto che è una destinazione turistica, perché uno va in un posto, in un'area piccola, e riesce a trovare tantissime cose e passare il proprio tempo in maniera diversa. Però per far questo bisogna fare l'aspetto fondamentale, cioè portare a conoscenza della gente che esistono e esiste l'area dei Monti dei Pini, come per tanti altri territori. Vuol dire, l'esempio ancora più clamoroso sono, parlando di queste zone, sono i castelli romani, no? Vuol dire, lì abbiamo addirittura una concentrazione, ma anche dei flussi, una vicinanza, vuol dire, alla capitale ancora superiore, eppure, diciamo, a livello di area non è difficile trovare una identità, diciamo, che si conosca anche al di là di quelli che ci abitano o delle aree limitrofe. Allora, per far questo, per esempio, questa guida è un momento importante, perché fare le guide servono a tante cose. Una, anche a far conoscere la gente, anche se ormai quello cartaceo è diventato uno dei modi di fare conoscere le cose, ma l'altro è quello di mettere in linea e in ordine le proprie idee, le idee di chi la fa la guida, di chi ha la responsabilità sul territorio e anche di tutti gli attori sul territorio, perché siamo costretti a fare l'elenco e mettere le cose che si hanno. Allora è una specie di censimento, vuol dire, di quello che si ha. Poi dobbiamo fare in modo che i turisti possano venire e abbiano le motivazioni per venire, perché guardate, i territori che hanno più successo in Italia dal punto di vista turistico sono quelli che hanno un approccio modesto verso, vuol dire, il proprio territorio, e si fanno sempre la domanda del perché un turista dovrebbe venire da noi. Se lo fanno anche territori e aree dove fanno milioni di presenze, capito? E questo fatto di ripeterselo ogni anno e prepararsi ogni anno per fare in modo che le persone tornino è l'esercizio che nel turismo bisogna assolutamente fare. Quindi bisogna dare motivazioni al di là dell'elenco delle cose. Quindi la comunicazione è molto importante, ma anche, voglio dire, è molto importante che gli abitanti del territorio, i comuni, i rappresentanti siano felici e molto motivati di entrare su questa cosa. Perché ormai siamo riusciti a fare una cosa grazie all'impegno dell'ultima giunta e di quella attuale, diciamo, di far capire che avere non è il problema, e non è stato facile perché erano passati decenni a ragionare in un certo modo, che avere Roma nel Lazio è un'opportunità, non è un problema, perché io quando sono arrivato in regione, ma anche l'assessore qua, ancora adesso da qualche parte, vuol dire, viene posto il problema che Roma, diciamo, assorbe tutto nel turismo. Ma Roma non c'entra niente, diciamo, con il turismo che avete voi sui vostri territori, anzi è una grandissima opportunità, ma non è un'opportunità come si pensava una volta, perché ci sono tanti turisti e li facciamo passare un giorno lì, perché non verranno mai. La permanenza media a Roma è di 2.2, 2.4, cioè stanno due giorni e mezzo, forse stanno due giorni e mezzo nella vita a Roma. E non verranno mai a cercare una cosa che tra l'altro non conoscono, vuol dire, all'origine. Quindi non, se è stato puntato lì, capito? Ma è stato un errore clamoroso di impostazione, non è così che funziona il turismo. L'area dei Monti dei Pini oggi, con le esigenze che hanno i turisti attuali, che vi dirò, anche ve le dico subito, ormai il turismo funziona con, cioè quelli, diciamo, le motivazioni più importanti che in questo momento hanno i turisti stranieri, ma anche italiani, nel venire in Italia e frequentare i territori sono: uno, la sostenibilità, la vicinanza con la natura, il benessere psicofisico, perciò la vacanza attiva, e al centro c'è il food, c'è il cibo, che non è il prodotto dell'albero, ma è il piatto tipico con la storia che c'è dietro e col racconto che sul territorio bisogna fare. Quindi queste cose che vi ho detto fanno parte tutte di quello che, diciamo, c'è nelle vostre aree. È una botta di fortuna, per non dire una parolaccia, voglio dire, perché? Perché non è mai la destinazione che impone al turista cosa, vuol dire, quello che lui cerca, ma è sempre il turista che comanda.
e la forza di un territorio per avere successo è quella di incrociare le esigenze in questo momento dei turisti. E in questo momento non ci sono dubbi che vincono queste cose. Allora, noi abbiamo un turismo internazionale verso l'Italia che è molto caratterizzato, è molto semplice da definire. Il 40% dei turisti stranieri, cioè 40 su 100, parla tedesco, 40 su 100, perché il 30% viene dalla Germania, l'altro 10% tra la Svizzera e l'Austria. Il resto, vuol dire, al quinto posto ci sono gli olandesi, che sono, voglio dire, tanti, e perciò è caratterizzato dal centro Europa, no? Vuol dire la cosa. Poi diciamo la Francia, che è al secondo posto, diciamo, come numero di turisti, e poi gli Stati Uniti, che sono un flusso importante per l'Italia. Noi stiamo, vuol dire, siamo il primo paese per gli Stati Uniti, stanno crescendo, l'anno scorso sono cresciuti del 10%, quest'anno supereranno ancora questo, vuol dire, questo tipo di statistica, perché solo gli arrivi all'aeroporto di Fiumicino sono cresciuti del 20% quelli che vengono dagli Stati Uniti. Quindi, voglio dire, la caratteristica del turismo è molto precisa. Allora, voglio dire, qual è il problema? Come si può fare? Noi dobbiamo fare in modo che queste aree del Lazio, che diciamo in questo momento la regione sta continuando su un percorso che è quello vincente, quello di chiamare i territori secondo i nomi storici e non secondo il nome della provincia alla quale appartengono. Qui voi, con i Monti Lepini, siete ancora più favoriti perché ne avete tre di province che, devo dire, che fa parte del territorio, ma il turista, vuol dire, non va per territori amministrativi, ma va per aree geografiche e per destinazioni. Voi dovete fare in modo di caratterizzare molto. Una parola voglio dire sulle tipologie di turismo che ho elencato, ma è quella del turismo attivo e quello legato al moto e al benessere fisico. Guardate che il fatto di essere attrezzati, perché qui è molto importante essere attrezzati, e l'informazione. Quello di fare un turismo legato al food, al mangiare, ma soprattutto quello legato al turismo attivo dello sport, in questo momento è quello che sta esplodendo su tutto il territorio italiano. Ci sono delle regioni che quest'estate, voglio dire, quelle delle montagne, hanno visto cosa significa, lo facevano già da anni, hanno visto cosa significa organizzarsi dal punto di vista, da questo punto di vista. Voi avete grandi possibilità da questo punto di vista sul territorio, quindi vi invito a non fossilizzarvi troppo su quello che è la parte, diciamo, statica, quella storia, quella storica del racconto, ma di cercare di smuovere un po' l'imprenditoria locale e del servizio al turista, perché è questo che è essenziale. Ormai che il ristorante del vostro territorio debba fare i piatti tipici e saperli raccontare, ormai questo lo sapete, l'avete fatto da tanti anni con la compagnia dei Monti Lepini, ci state lavorando tanto, il legare il territorio al piatto tipico lo state già facendo. Adesso bisogna fare di più su tanti settori. Questo del organizzarsi dal punto di vista del rapporto con la natura, dal punto di vista del turismo, cioè raccontare la natura, raccontare la sostenibilità e fare divertire dal punto di vista fisico e psicologico con i paesaggi, ma fisico con il moto e permettendogli di fare attività fisica, è quello che in questo momento sta, diciamo, decidendo, sta facendo decidere al turista dove andare e soprattutto se tornare. Quindi stiamo parlando non di inventarci qualcosa, ma di sfruttare, di usare il territorio per queste cose che in questo momento sono esigenze del turista. Noi, e qui concludo, vi possiamo aiutare, perché intanto voi avete la Regione Lazio che vi aiuta, perché, vuol dire, la Regione Lazio partecipa a tutte le iniziative che fa l'ENI, che fa l'Italia, perciò all'estero, e viene con un'offerta anche per territorio, e vuol dire, quindi vi fate accompagnare dalla Regione Lazio. Noi vi possiamo indicare quelli che sono, che io brevemente adesso ho accennato, quelle che sono, diciamo, i settori e i modi per avere successo da questo punto di vista, perché certe volte, sempre, molto spesso purtroppo, noi facciamo un errore fondamentale, che decidiamo noi che cos'è importante del nostro territorio per gli altri. Questo non bisogna mai farlo. Noi dobbiamo sempre pensare al turista che deve venire da noi e domandarci
diciamo, qual è la sua esigenza. Dobbiamo fare questo, non possiamo imporre un sistema museale se la persona vuole andare con l'e-bike e scalarsi il monte e fare attività fisica. Dobbiamo sempre pensare che non viene mai il singolo, ma viene sempre il nucleo familiare o la coppia. Quindi dobbiamo sempre pensare a che tipo di turista viene da noi e perché. L'ultima cosa che vi dico è che un territorio come il vostro poi non deve fare tanto sforzo, perché non è che dovete andare a catturare i turisti in Cina, in Giappone o in Australia. Voi avete una tipologia di turismo che è fatta per l'80%, forse vuol dire da una tipologia di turismo che è legata all'escursionismo, cioè sono persone che gravitano a 2-3 ore, un'ora di distanza dal vostro territorio, e perciò il sistema lì è anche abbastanza semplice. Dovete fare in modo che una persona viene in una delle vostre località, sappia cosa succede nelle località vicine per avere la motivazione o di tornare o di fermarsi per fare un'altra cosa il giorno dopo. È un esercizio, diciamo, più semplice di quell'altro, però è un esercizio che deve avere alla base un coordinamento e un parlarsi tra i territori molto intenso, perché la fortuna dell'altro è anche la fortuna mia. Questo è un concetto che deve passare. Cioè, se una persona viene da voi per andare a Carpineto o per andare a Ninfa, ha la possibilità, un altro comune, un'altra località, di dire a quello, mentre lì, che potrebbe andare anche da loro la volta dopo o il giorno dopo. E questo è il sistema che deve funzionare. Quindi è molto importante avere il legame tra i territori. Poi, voglio dire, non bisogna solo, dall'altra parte, non bisogna sottovalutare quello che si ha. Perché prima l'ha citato nel Bassoletto e l'ha citato anche Quirino, che deve tenere comunque un equilibrio tra i vari territori, però qui abbiamo, cioè, se parliamo di Ninfa, noi parliamo del, probabilmente, se non è il più bello, ma è tra i primi 5 giardini più belli al mondo. Allora io voglio dire, se su certe cose bisogna puntare, bisogna avere le punte all'interno, cioè bisogna esaltare le cose più alte che si hanno per dare il vantaggio anche agli altri. È un po' quello che deve succedere a voi con Roma, dire: noi, voglio dire, siamo la regione dove siamo vicini a dove c'è Roma, la città tra le più importanti al mondo. Così che si usa nel turismo, cioè non si possono non fare. Infatti la regione Lazio, quando ha fatto il proprio, voglio dire, marchio, il payoff, ha messo Eterna Scoperta per in italiano per gli italiani, però ha messo la regione che abbraccia Roma in inglese e in tutte le altre lingue. Cioè, questo è il modo, diciamo, di lavorare nel turismo. Sono stato un po' troppo lungo, ecco, però per me è importante, perché dire queste cose ai territori singoli, perché il turismo è una cosa che nasce dal basso e vive dal basso e poi cresce e occupa anche altri spazi. Cioè, sono i singoli territori e le punte dei singoli territori che fanno, generano i flussi. Poi dopo devono, grazie a loro, campano anche tutti gli altri. Non possiamo pensare di normalizzare tutto quello che abbiamo e di fare la promozione generica. Noi dobbiamo fare una promozione particolare, soprattutto voi, ma che avete una frequentazione dei vostri territori fatta all'80% di italiani che gravitano intorno, e poi anche, diciamo, stranieri in alcune punte. Ad esempio Ninfa avrà percentuali completamente diverse da quelle degli altri territori, tra italiani e stranieri. Ecco, lo studio di quello che è il proprio prodotto e quello che si vuole e di quello che ci frequentano è fondamentale per prendere le decisioni. Grazie e grazie di essere venuti. Adesso la parola, diciamo, l'area degli interventi, che saranno naturalmente brevi. L'autore, naturalmente, il scrittore, il giornalista, che è Stefano Ardito, che è appunto l'autore di questa nostra guida, al quale chiedo di raccontarci la guida, sbilanciandosi più sulla parte ambientale, perché visto che siamo coperti con gli altri relatori sugli aspetti più artistici e archeologici. A lui la parola. Grazie mille, grazie. Ma è un grande piacere essere qui oggi, è stato un grande piacere e un grande impegno lavorare a questa guida, perché poi
insomma, io nella vita sono abituato a raccontare territori come giornalista, come documentarista, però farlo anche su commissione di chi vive quel territorio e di chi gestisce quel territorio è un impegno ulteriore, e naturalmente poi è giusto sottoporsi all'esame di queste persone. Non voglio farla troppo lunga, abbiamo sentito da parte del direttore Bastianelli dei discorsi oggettivi, dei discorsi anche problematici, di logica del turismo, di come promuovere questo territorio meraviglioso, magari alla fine dirò un paio di cose, però mi piace molto che questa presentazione sia nata con delle parole d'amore e di emozione, quelle di Gregor Obvious, uno dei tanti tedeschi innamorati del Lazio, poi gli inglesi chissà perché tendevano a innamorarsi più della Toscana, un po' più su. Parole d'amore anche quelle di Quirino Briganti, che poi sarà pure un funzionario pubblico incaricato della promozione del suo territorio, e però poi quando parla di Lepini gli brillano gli occhi, giustamente, e rivendica ed elenca le bellezze. Sacrosante storia di noi. Vedete, c'è una cosa che forse fino adesso non è stata detta e che nella guida era difficile dire. Ma i Lepini sono il Lazio, non solo perché come tipo di bellezza e come problemi sono un esempio perfetto del Lazio, ma perché poi altri tipi di ambienti, altri tipi di realtà del Lazio, i canyon di tufo della Tuscia Viterbese ci sono anche in Toscana, a Pitigliano, a Saturnia, le montagne dell'Appennino, del Reatino e del Frusinate ci sono anche in Abruzzo o in Umbria, nelle Marche e verso Sibillini. Il preappennino, con questo carattere di biodiversità per cui i versanti a sud hanno un tipo di vegetazione e i versanti a nord ce l'hanno completamente diverso, e che sono affacciati come dei balconi sul mare, questa è una cosa che abbiamo soltanto noi nel Lazio. Un po' come si diceva prima, avete l'infa di Latino sottolineate che è unica, i Lepini da questo punto di vista non sono solo un esempio delle meraviglie del Lazio, ma sono una cosa assolutamente unica. Sono un esempio di questi territori, poi ci sono i Lucretidi, gli Ausoni, gli Aurunci, tutti i territori che guarda caso hanno entusiasmato Gregor Obvious e tanti altri viaggiatori studiosi del passato. E questo è un patrimonio straordinario che noi nel Lazio, e qui metto insieme tutta la comunità di chi scrive, di chi edita, di chi amministra, finora abbiamo saputo valorizzare mica tanto. Mettiamolo così. Una guida, io non mi metto a raccontarvi cosa c'è nella guida perché tanto sfogliando l'indice lo vedete da soli, siamo partiti ovviamente da delle considerazioni, da una presentazione generale per andare poi a raccontare i comuni uno per uno, abbiamo scelto di dedicare e di mettere all'inizio un capitolo sull'escursionismo perché l'escursionismo è un elemento assolutamente fondamentale su un posto come i Lepini, non solo sui Lepini ma in tanti altri posti del genere. No, vi direi due cose però a questo punto per non farla troppo lunga. La prima è: ma a che cosa serve una guida? È una cosa che è un discorso che ci siamo posti tante volte con Sira Lozzi, con cui sono tanti anni che lavoriamo a fare guide di sentieri e non del Lazio. Perché da qualche anno quando uno fa la guida dei sentieri poi arriva sempre qualcuno che ti dice: ma no, ma tanto adesso la gente ci sono i tracciati GPS, a che serve? Invece non è vero, perché se io so che voglio andare a vedere il Museo di Cori, o so che voglio andare a camminare sul o sulla Semprevisa, posso andare sul sito del museo e posso scaricarmi la traccia GPS per andare su quella mappa. Ma la guida serve, che sia una guida di sentieri o una guida generale del territorio, come catalogo, si sfoglia, guardate quanta meraviglia c'è, anche senza bisogno che andate a leggere proprio tutto, ma poi il testo è anche molto poco, guardate quanta bellezza, guardate tra quante cose potete scegliere. E io credo su questo, certamente l'età, gli anni passano, ma credo che questa considerazione faccia sì che poi le guide sia giusto farle, abbiano un ruolo, abbiano un senso e abbiano un significato. E questo è. La seconda cosa, visto che tanto adesso poi sentirete da altri interventi, in parte l'avete già sentito, ma sentirete da altri interventi ancora della bellezza di Ninfa, della bellezza delle aree archeologiche, per fortuna della bellezza delle grandi aree museali. Io vi dico che la cosa che mi ha impressionato più di tutto è stato il comune più brutto dei Lepini, Colleferro. Se qui c'è il sindaco mi tiri una scarpa se vuole, ma è così. Colleferro è una città moderna, nata come città industriale durante la prima guerra mondiale.
ci si passa per andare verso Carpineta, uno dice oddio, e invece Colleferro ha una serie di cose da vedere, una più bella e interessante dell'altra, che meritano una sosta di alcune ore e quindi poi magari anche di andare al ristorante, di andare a comprare il vino, il formaggio e quant'altro. E questa cosa, se volete, è assolutamente emblematica, nel senso che se il posto meno interessante, almeno in teoria, del territorio, poi comunque ha tante cose da vedere per le quali emozionarsi, questo è un segno assolutamente importante di quanto sia bello, di quanto sia significativo. Guardate, io sono tanti anni appunto che faccio giornalista, che scrivo, che faccio documentari sul Lazio. Il Lazio è sempre una regione difficile da comunicare. Io dai primi tempi, 30 anni fa, che lavoravo per Airone e proponevo itinerari sui Vepini, a quando 20 anni fa, 15 anni fa, mi sono trovato a fare uno speciale per Specchio, il settimanale della Stampa, sul Lazio. Poi mi trovo sempre a avere a che fare con direttori che dicono sì, ma il Lazio, ma c'è qualcosa da vedere nel Lazio. E parliamo di giornalisti di un certo livello, non parliamo di persone prese al bar in Brianza, no? Tutto rispetto per la Brianza e per i baristi della Brianza. Questo pregiudizio in parte ce l'abbiamo, questo pregiudizio si scalza facendo vedere la quantità di bellezze che esistono sul territorio, magari partendo con le assolute eccellenze. E questa cosa però credo che per tutti noi debba significare anche delle lezioni. Io non vorrei farla lunga, allora taglio breve rispondendo specificamente a alcune cose che ha detto il dottor Castelli. È vero, i Vepini, io ho scoperto personalmente i Vepini da escursionista, andando qualche volta in grotta con amici, andando ad arrampicare sulle pareti dei Vepini. Tra l'altro Lorenzo Tagliavanti è andato via, ma 30 anni fa e svariati chili fa, ma non so, ce l'ho avuto come allievo a un corso di arrampicata in giro per le pareti del Lazio organizzato dal CAI di Roma, un'amicizia che dura tuttora, quindi questi luoghi poi portano anche dei rapporti umani che durano. Però sui Vepini è sacrosanto stupirsi, andare a vedere, sui Vepini si sono fatte tantissime cose di miglioramento del territorio anche dal punto di vista della comprensione e della fruizione. Dal punto di vista museale, io non conoscevo il museo di Cori prima di mettermi a lavorare per la guida, non conoscevo il museo di segni, non conoscevo tante altre cose, e devo dire, da questo punto di vista le difficoltà ci sono, ma si sta andando avanti a grandi, a grandissimi passi. Però signori, mettiamo le cose come stanno, i sentieri, la segnaletica dei sentieri sui Monti Vepini, lasciamo stare la Francigena del Sud che passa sotto i Vepini, è una meraviglia, ma è un'altra cosa. In questo momento la segnaletica dei sentieri dei Vepini esiste poco e male. E i Vepini, per come sono fatti, per questo aspetto proprio selvaggio del territorio, appena ci si allontana dalla strada, diventa tutto una roccia, boschi fitti, diventano subito complicati, sono un posto dove se i sentieri non sono segnati bene, ci si perde. Ora, ci può essere anche l'escursionista evoluto e un po' masochista che a perdersi si diverte, io credo personalmente che perdersi sia una componente anche importante del trasforma l'escursionismo, non è solo un fatto fisico ma è anche un gioco esplorativo. Però signori, i sentieri dei Vepini devono essere segnati e io credo che da questo punto di vista sì, nel Lazio ci siano delle cose da fare. Ne cito due, vi faccio veramente per un momento il giornalista raccontandovi un paio di cose di cui mi sono occupato recentemente e poi taccio. La prima è, stiamo rifacendo per la quarta o quinta volta con edizioni ITER a piedi nel Lazio, una guida che ha avuto la prima edizione nell'83-84. Sono andato l'altro giorno a fare il sentiero di Montemario, riserva naturale dell'ente Roma Natura, ma anche, che è anche l'ultima tappa della Francigena, è l'ultimo pezzo della via Francigena sulla quale i pellegrini poi arrivano a Belvedere e vedono la Lupo di San Pietro. Io non vorrei, siamo in una situazione di un certo tipo, se usassi le parole, non mi pare il caso di usarlo, è ridotto in condizioni spaventose, è un immondezzaio, e non è un immondezzaio per le cartacce, è un immondezzaio per le automobili abbandonate, le putrelle, le voragini e quant'altro. Questa cosa è un biglietto da visita spaventoso per il turismo del Lazio, perché l'escursionista che fa la Francigena, magari arriva dal nord Europa o dal nord Italia, dice oddio sì, bello, contento di aver finito la Francigena, ma se devo tornare a camminare non vengo nel Lazio, mi fermo in Toscana, mi fermo nel nord.
Questa cosa è un'emergenza assoluta e andrebbe risolta. L'altra cosa importante è quella delle guide escursionistiche. Il Lazio, in Italia esiste dal 1989 una legge quadro sulle guide alpine. Il Lazio è l'unica regione che non ha mai recepito questa legge, e nel Lazio esistono guide alpine da metà degli anni 80. La legge delle guide alpine si porta dietro gli accompagnatori di media montagna, cioè le guide escursionistiche. Questa cosa fa sì intanto che una parte di giovani del Lazio che vogliono vivere in montagna, se sono guide alpine devono far finta di prendere la residenza in Abruzzo e in Toscana, e se sono escursionisti lo devono fare in una situazione di semiclandestinità. Ma poi esporre i cittadini del Lazio, le persone che si avvicinano all'escursionismo, ai rischi di un abusivismo assolutamente dilagante. A me dispiace molto, io questa cosa l'ho detta anche quando anni fa si stava lavorando alla legge regionale sui sentieri e sono stato audito al Consiglio regionale. Io questa cosa la vado dicendo, la vado scrivendo da anni e anni, è un piccolo dettaglio, però poi, guarda caso, il gruppo di escursionisti stranieri, il club alpino tedesco, il club alpino francese, l'agenzia di trekking inglese che viene qui, anche su questo e anche sulla segnaletica dei sentieri, poi di fatto dà una valutazione del territorio, decide, e se poi invece vediamo delle immagini meravigliose, ma le esperienze che le persone riportano a casa sono soprattutto problematiche, allora poi tutto lo sforzo di promuovere, valorizzare e dire quanto è bello il territorio, ed è bello, è una meraviglia, è un bellino pregati, è di tutti, poi veramente facciamo le cose, le diciamo, ma poi restano lì, le manifestiamo. Tutto qua. Aspettano adesso la parola a Vincenzo Scuzzarella, che è uno storico dell'arte, al quale mi appello a tempi, a stare dentro i tempi, e che ci traghetterà dentro quella che è l'arte dell'Italia. Sì, eccomi. Alcune opere presenti nel territorio dei Levini, vorrei dire, salgo qua sopra così vi vedo meglio e forse voi mi vedete meglio, intanto forse perché sto qui, perché ho avuto modo di relazionarmi con il territorio dei Levini per un lavoro che stiamo portando avanti da un po' più di un anno in effetti, ma anche perché da circa 20 anni sono direttore del Museo della Tazzia di Valbisciolo. Io in effetti sono nato a Roma e vivo a Latina da sempre praticamente, ma c'è un rapporto affettivo con un'abbazia dei Levini e con un territorio che ho avuto la possibilità di scoprire meglio, direi, negli ultimi due anni. Un territorio ricco di storia, di cultura, di prodotti straordinari. Importante è cercare di conoscerlo e, per quello che riguarda il patrimonio storico-artistico, capire che importanza può avere. Una quarantina di anni fa, uno dei più grandi storici dell'arte di sempre, Federico Zeri, scriveva: ma voi dovete capire che la conoscenza della pittura, della scultura, di quelle che oggi sono definite le arti visuali, non è avvenuta soltanto grazie a Raffaello, Michelangelo, Tiziano, ma tutta una serie di artisti meno noti che hanno lasciato un enorme numero di opere in piccole città o anche in grandi città. Ed è così. Io ero a Barletta l'altro giorno e sono andato apposta a visitare la Pinacoteca dell'Intis, un luogo straordinario, tre piani, un pittore forse non famosissimo, Argan tanti anni fa non lo nominava nemmeno De Vinitis, ma De Vinitis ha significato tantissimo per Barletta. E, Presidente, a proposito della identità, pensate che
A Barletta vi è un assessore che si occupa di identità culturale, non di politiche, non di cultura, ma di come, di quanto importante sia l'identità per il cittadino. E l'identità passa anche per delitis, nel nostro caso, nel caso dei Levini, passa anche per tutta una serie di opere, in qualche caso di artisti importanti, in qualche altro caso saranno artisti anonimi, ma hanno lasciato immagini che hanno un importante significato per noi. Ne vediamo qualcuna molto rapidamente perché il tempo... Edward Lear racconta il suo rapporto in chiave romantica con i Levini. Questi sono ninfa con Norma in alto sulla sinistra, Sermoneta più in basso a destra, una veduta a sviluppo orizzontale e una litografia querellata. Stiamo parlando di metà 800, un inglese. E questo quadro strano, io dico quadro strano perché lo vidi per la prima volta in una mostra al Palazzo delle Esposizioni di Ivanov, un pittore russo, parte da Roma e si misura con questa meraviglia dei Levini e delle paludi pontine. Un quadro di non grande formato, ricordo, era esposto accanto ad opere di grandi dimensioni. Certo, mi giro sulla destra, dico le paludi pontine di un pittore russo. Cioè, io sono sicuro che se parlassi con più di qualcuno che abita in alcune zone del Lazio lontane da Latina, da Sabaudia, da Pontina, forse neanche sa che cosa fossero le paludi pontine. Eppure un russo le ha ritratte. Ha ritratto un soggetto apparentemente poco importante, ma come lo ha ritratto? Evidentemente nell'arte non conta tanto cosa tu stia dipingendo, ma come lo stai rappresentando. L'arte è il modo in cui Raffaello è stato eccelso per come ha dipinto certe cose, non perché ha dipinto la Madonna con il bambino. Venendo a noi, qualcosa avete visto già nella proiezione. Questa è la chiesa di San Giovanni Evangelista a Primiero, sono affreschi che compaiono anche nella guida. E entrando in questa chiesa, nella navatella di sinistra in alto c'è un ciclo dedicato a Santa Caterina d'Alessandria. È un pittore anonimo, non sappiamo nulla di lui. Sappiamo però una cosa, che se noi entrassimo in quella chiesa probabilmente avremmo un rapporto con l'edificio, con il manufatto, con la pittura diverso dalla proiezione. Vi rubo 20 secondi su questa cosa. Già il rapporto con il cartaceo è diverso. Lo diceva Stefano Artito prima, perché una guida cartacea? Beh, intanto perché io la posso toccare, la guida, la posso sfogliare, mi posso soffermare su quello che ritengo più importante o meno importante per me, anche in base al luogo dove mi trovo. Posso vedere anche tante cose contemporaneamente, c'è anche il profumo della carta, che è qualcosa che ci stiamo dimenticando, ma aprire un libro e sentire certi odori, cioè la percezione olfattiva. Spesso si parla di percezione olfattiva per i vini, ma io direi anche per i libri. Cioè la percezione visiva, si tocca il libro. È tutta una serie di sensazioni che il virtuale non possiede. Ma in effetti queste cose non le dico io, ma le diceva Walter Benjamin 70 anni fa. Benjamin dice, manca l'ichetnuk nel momento in cui io non mi relaziono direttamente con l'opera d'arte. Io dico che mancano le sensazioni, lui parla di aura dell'opera d'arte, ma ci sono delle sensazioni e le sensazioni non sono facilmente descrivibili e queste sensazioni noi le proviamo entrando in questi luoghi, noi dobbiamo entrare in questi luoghi, noi dobbiamo andare nei luoghi. Ora, Priverno, San Giovanni Evangelista, affreschi del 300, basso medioevo, albori del Rinascimento. In effetti tanti grandi storici dell'arte, penso a Berenson, Longhi, fanno una distinzione tra alcune zone d'Italia come la Toscana e l'Umbria ed altre. L'oratorio dell'Annunziata è un luogo straordinario, al cui interno hanno dipinto tanti artisti, io direi sconosciuti, però uno, un pittore probabilmente noto, non so se ci sia qualcuno di Priverno qui oggi. Pietro Goiberti da Piperno,
dipinge sulla controfacciata dell'oratorio dell'Annunziata. Dipinge un brano, forse una giornata, in termini tecnici, una parte di affresco. Sulla controfacciata abbiamo addirittura il giudizio universale. Mi portarono nell'oratorio più di 20 anni fa alcuni amici di Tori. Io all'epoca mi stavo occupando principalmente di storia dell'incisione. E mi disse: guarda, se vieni con noi ti faccio vedere un luogo straordinario. Ed effettivamente è straordinario. Intanto perché abbiamo una serie di cicli pittorici, non sono narrazioni affidate a singole scene. L'Antico Testamento sulla volta, storia della Vergine, storia di Cristo e della Vergine sulla parete d'altare, e affreschi realizzati tra il 410 e il 420, in effetti uno va a Cori, bevi un po' di nero buono di Cori, vedi, purtroppo devo dire una cosa, che quello che io vedo sul monitor non lo vedete voi nella proiezione, vi è una dominante gialla, anche rossa. Gli affreschi sono stati restaurati più volte e sono perfettamente conservati. È raro entrare in un luogo, io dico del Lazio, e trovare una narrazione di inizio 400 di questa qualità. Non andiamo a cercare a tutti i costi il pittore, sapere se sia di Masaccio, di Masolino, del Veronese o di Cambellotti, un artista del quale mi occupo tuttora. Incominciamo a apprezzare e amare quello che vediamo, e molte cose forse, ma pensate soltanto che sono state attribuite a Leonardo tantissime opere che poi all'inizio del Novecento invece sono state giustamente date morte. Benozzo Cozzoli, Montefalco, Toscana, Umbria. A Sermoneta è un particolare pubblicato nel libro di Ardito e anche da Sidavozzi. Foglia d'oro di qualità straordinaria, è un quadro anomalo. Anomalo perché rarissimamente la Vergine viene rappresentata da sola mentre tiene in grembo un modellino di città. Anomalo perché nel 1456-57 non si utilizza più la foglia d'oro, e probabilmente richiesto dai Caetani per rendere omaggio alla Vergine che aveva protetto la città di Sermoneta da una delle tante terribili pestilenze. Pensate a San Sebastiano e a San Rocco, io entro in chiesa e trovo San Rocco, San Sebastiano. Loro erano a presenze apotropaiche, tenevano lontano il male. È un'opera a sviluppo verticale che si trova nella collegiata di Sermoneta, e se per caso andare a Sermoneta a vederlo. Abbiamo perso una cosa in apertura, credo, questo, scusate, torno indietro, perché scultura a Carpineto Romano, io ho avuto modo di vedere questa cosa straordinaria. Questo trittico, la Vergine in piedi con il bambino che si tiene alla sua veste e sui lati San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Probabilmente, ricordava prima il Presidente, proviene dall'antica Val Bisciolo, che è a pochi chilometri da Carpineto. Io mi trovo ad un'altra Val Bisciolo, che dista 20-25 chilometri probabilmente. È un'abbazia cistercense che si trova a pochissimi chilometri da Sermoneta, ma questo tipo di alto rilievo è qualcosa di una assoluta magnificenza. Questo è un basso medioevo che si presenta con tutte quelle caratteristiche culturali di cui parla ad esempio Le Goff e con lui i grandi storici francesi che hanno rivisitato interamente tutto il medioevo. Andiamo veloci. Maenza, mi colpì moltissimo questo affresco staccato perché la Vergine ha il manto rosso. Di solito la Vergine veste in blu, il mantello è blu e sotto ha una veste rossa. Lei dà le ciliegie al bambino. Le ciliegie sono sanguinolente e sono simbolo del martirio.
poggia i piedi su un cuscino, si trova nella chiesa dell'Assunta, a pochi metri da questo castello meraviglioso di Mainz. Abbiamo quasi finito, termino. Bassiano, mi accompagna Bassiano, un carissimo amico architetto, stavo scrivendo un piccolo volume su Bassiano, una quindicina di anni fa, dice: senti, guarda, andiamo in una grotta e trovi questi affreschi di metà 400, probabilmente dipinti da loro, le informazioni sono i Fraticelli, li avrebbero dipinti. Abbiamo sulla sinistra una incredulità di Tommaso, vi è una Vergine con il Bambino, Cristo in maestà. Sezze, all'interno della chiesa di Santa Lucia, una narrazione vetero-testamentaria, la creazione di Adamo ed Eva, e poi sulla sinistra Dio soffia nelle narici di Adamo. La pastorella, io non conoscevo questa scultura di Biondi a Gorga. Arrivi a Gorga, ti cammini in fondo alla piazza, c'è questa roccia e in alto una scultura in bronzo della seconda metà dell'Ottocento. Biondi era di Marolo, ha scolpito anche per Montelanico, e andare proprio alla scoperta, lì c'è l'essenza del viaggio, che può essere un viaggio anche soltanto per andare nei locali e apprezzare i prodotti tipici, e accanto possiamo mettere anche la scoperta di un'opera d'arte. Assegni, primi anni del Novecento, abbiamo terminato, nella rappresentazione di San Pietro che solleva la mano destra, sullo sfondo mi accorgo che c'è una rappresentazione della città. In alcuni casi il territorio viene raccontato nei dipinti, è una sorta di firma ulteriore, se il quadro sarà spostato comunque rimarrà legato alla città per cui è stato concepito. Credo che sia stato parecchio tempo, forse mi sono dilungato un po' troppo, grazie e buona giornata. Grazie, adesso è la parola di Francesco Maria Ciparelli, che è un archeologo, ci riporta ai tempi antichi e a quello che è un territorio, una città presente nel periodo preromano, romano, e qui c'è tutto un dibattito che io voglio solo accennare riguardo a quello che oggi accade, soprattutto sul versante puntino, no? È sembrato per tutto il Novecento che dopo la bonifica delle paludi era arrivata la civiltà e prima in quei territori montani e pedemontani non ci fosse nulla. Invece vediamo che c'era molto, c'erano città importanti, c'erano opere d'arte, c'erano addirittura coltivazioni, perché Tito Livio e altri storici romani parlano delle coltivazioni del cepo, dei vini, degli oli, della presenza dell'uomo molto qualificata. Ecco, quindi questo lo possiamo poi riscontrare nelle pregevoli aree archeologiche che sono curate dai musei, e qui approfitto per salutare tutti i direttori scientifici dei musei presenti in sala, tra questi mi perdonerete se saluto principalmente la cancelliera, la professoressa Cancellieri, che è in sala, insieme a tutti i direttori che fanno un grandissimo lavoro di promozione e di valorizzazione del nostro territorio. Grazie Guidino, sì è vero, Guidino diceva prima, è un patrimonio archeologico ricchissimo ed è la realtà dei fatti, un patrimonio archeologico che conserva testimonianze di temi che non sono temi locali, sono temi storici della grande storia che attraversano la storia romana, l'architettura romana, e mi preme dire è un patrimonio archeologico che non è sempre stato là. Il patrimonio archeologico non è qualcosa poggiato su un suolo che tutti hanno sempre visto, il patrimonio archeologico è qualcosa che viene riconosciuto grazie allo studio. Gli studiosi, e specie negli ultimi 20 anni, hanno regalato, andando in giro sul territorio, documentando, studiando, pezzi importantissimi di storia che non è solo storia locale,
che prima non c'era, hanno dato voce a monumenti che prima non avevano voce, hanno letteralmente riconosciuto monumenti come tali. E io penso, hai citato Margherita Cancellieri, che è la mia maestra, non posso fare a meno di dirlo, alla riscoperta totale della città di Priverno che dobbiamo a Margherita. Prima di Margherita Priverno non c'era. Oggi abbiamo una città antica poggiata sul territorio e non è l'unico esempio. Di questi grandi temi non posso, non ho il tempo, Grino mi uccide se vado avanti per più di 8 minuti, ve ne racconterò due. Quello che forse è stato il primo a essere riscoperto, ma anche quello non era conosciuto, l'opera poligonale, che in tema di identità è letteralmente un segno oggi come allora di identità dei Lepini. Probabilmente i latini lo interpretavano proprio nel secondo secolo avanti Cristo, i latini interpretavano l'opera poligonale come un segno della loro cultura, identità. E l'opera poligonale che viene scoperta agli inizi dell'Ottocento, alla fine del Settecento, questi muri grandissimi non erano praticamente nominati, giusto Lauri e qualche storico locale li nominava nelle loro città. E agli inizi dell'Ottocento che studiosi francesi si pongono il problema di queste grandi mura pilastriche e cominciano a girare per il Lazio documentando quello che prima non si conosceva. Vi faccio vedere un po' di immagini di diversi studiosi di Porta Saracena assegni, il Micali, il Dabwell che tutti ben conosciamo, e un'opera poligonale che diventa segno caratteristico del territorio, ma la cui evoluzione probabilmente avviene in alcune di queste città dei Monti Lepini a partire dall'incunabolo dell'opera poligonale. Questo è un monumento che andrebbe valorizzato sopra l'abbazia di Valviscolo. Esiste questo Monte Carbolino con queste terrazze incredibili in opera poligonale che segnano un insediamento di, pensate bene, fine VII, inizi VI secolo avanti Cristo. La più antica testimonianza dell'opera poligonale è probabilmente una delle più antiche testimonianze del modo di abitare nel Lazio prima delle grandi città. E queste sono le terrazze di Monte Carbolino, tutte le foto che vedrete sono di Daniele Baldassarre e dell'archivio dell'opera poligonale di Alatra. Cori, recenti scavi condotti da Domenico Palombi hanno datato le mura di Cori, sono della prima metà di V secolo a.C., insieme a tutta la città. Dunque un'esperienza urbanistica tardo-arcaica estremamente importante, questa è la bellissima veduta di Luganesi con questi diavoletti impazziti in mezzo a mura megalitiche fatte di massi giganti, questa è la realtà archeologica della cinta muraria di Cori, con i suoi corazzamenti, città muraria di prima metà del V secolo a.C. Segni, la datazione di questa città, delle mura, dell'urbanistica di questa città ancora non è completamente definita, ma certo le scoperte di Cori fanno cominciare a venire il sospetto che anche Segni possa essere così antica, con un circuito murario di 5 km ancora perfettamente conservato, in cui la celeberrima Porta Saracena è solo uno dei tanti gioielli, delle tante meravigliose strutture del circuito in opera poligonale. Ricordiamo opera poligonale che fa l'ossatura di queste città, non sono solo mura, sono anche i terrazzamenti interni. Il disegno urbanistico di queste città è forse il primo grande monumento delle nostre città alpine, esattamente la forma, il modo di muoversi, le strade, le piazze disegnate da queste grandi terrazze in opera poligonale sono le stesse che qualcuno disegnò tra V e IV secolo a.C. E Norba, forse uno dei primi esempi di urbanistica regolare del Lazio, secondo, eccola qua, con le sue terrazzamenti e i suoi strade all'interno e le meravigliose mura megalitiche, ancora in queste bellissime foto di Daniele Baldassarre, che rendono l'idea di questo rapporto meraviglioso tra opera poligonale e paesaggio che contraddistingue il Lazio ed è sempre stata forse una delle cifre culturali di questa città, di questi centri. Sezze, poco conosciuta, ne conosciamo solamente le mura, ma mura che anche queste vale la pena di vedere, che probabilmente risalgono agli inizi di IV secolo, quando le fonti ci dicono che i latini, si fa di bene, non i romani, fondarono una colonia a Sezze. E la Civita d'Artena, un misterioso esempio di urbanistica ben datato degli scavi fra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C., di un'urbanistica regolare che non ha un nome, non sappiamo chi fosse questo centro, e ci pone un problema, un centro che ha vissuto pochissimo, forse quasi un'incompiuta, le mura si datano fine IV, inizi III, e alla prima metà del III il centro è già abbandonato, un problema archeologico. Che solo chi lo sa, sarebbe bello leggere la guida di fra 100 anni se qualcuno avrà trovato soluzione a questo problema. Una porta della cinta delle mura di Artena, il grande terrazzamento centrale.
E il secondo momento di cui vi voglio parlare invece è frutto di una scoperta recente. Il gruppo di lavoro fra Stefanella Quilici, Domenico Palombi, Margherita e io, che ha lavorato in questi ultimi anni sui Monti Lepini, forse ha tirato fuori questo come tema principale, quello di queste città nel secondo e primo secolo a.C. È un momento storico per Roma importantissimo. Dopo la battaglia di Zama, la sconfitta di Cartagine, Roma nel giro di un secolo conquista tutto l'Oriente Mediterraneo, che allora era la regione più acculturata e più ricca. Ma la conquista non la fa solo Roma, la fa Roma con le sue città alleate. Le città dei Lepini in quel momento storicamente sono città libere, alleate di Roma, per quanto alleate ovviamente con un peso politico certamente minore del gigante, che combattono con loro contingenti, ci sono loro comandanti, loro soldati che combattono a fianco di Roma, a volte anche in quantitativi preponderanti. Alcune leve della prima metà di secondo secolo contano per l'80% contingenti latini che combattono. Questa guerra di conquista porta ricchezze, ma porta anche artisti, porta anche conoscenze culturali. E Roma e le città alleate del Lazio formano un ambiente culturale che forse non si è mai più ripetuto, un ambiente raffinatissimo. Cicerone dice ai Romani in una nota lettera ai ragazzi: le città del Lazio, le lettere greche si studiano molto più che a Roma, per cui degli ambienti di cui noi abbiamo perso notizia, perché noi conosciamo la storia di chi poi ha vinto, solo quella di Roma, non conosciamo le storie che hanno scritto Assegna, Coria, Circeo e tutti questi altri posti, però che cominciamo a intravedere da questi monumenti. Quando con Margherita, Domenico, a volte parliamo per cercare di raffigurarci questo mondo, diciamo: pensate alla Toscana del Rinascimento, c'era Firenze che guidava sicuramente, ma c'erano anche Siena, Arezzo e gli altri grandi centri. Ecco, il Lazio di secondo e primo secolo avanti Cristo è questo: c'era Roma, ma c'erano Palestrina, pensate al Grande Santuario, c'erano Priverno, poi Segni. Questo momento incredibile ha lasciato delle tracce sul territorio importantissime. Il grande tempio dell'Acropoli di Segni, in cui il poligonale si usa nel secondo secolo per rappresentare la propria cultura, la propria storia, è un raffinatissimo e modello architettonico costruito da qualcuno per onorare la memoria della grande dea, per esaltarne la memoria, per esaltarne lo spessore culturale. Una Giunone moneta che secondo alcuni, moneta la dea che ammonisce, ma secondo alcuni moneta è la dea che ricorda. E pensate l'importanza della memoria proprio nel senso di identità culturale che diceva Vincenzo. Eccolo qua, l'opera poligonale, che è una citazione architettonica. Cori, li abbiamo già passati tutti e due, sono raffinatissimi. Realizzazioni che incrociano caratteri greci con caratteri dell'architettura romano-latina dell'epoca. È un vero laboratorio artistico il Lazio di quell'epoca. Tempio cosiddetto di Ercole, non è di Ercole probabilmente, e il Tempio dei Castori nel Foro, questo lo sappiamo veramente, c'è un'iscrizione di dedica, che è dice Filippo Corelli con una meravigliosa iscrizione, è un tempio di tipo tuscanico rivestito di un abito ionico. È una cosa meravigliosa. Norba, che forse sembra il centro meno ricco di tutti quanti, ma ha delle realizzazioni estremamente interessanti. Questa per esempio è la Necropoli Minore, in una bellissima ricostruzione che dobbiamo a Stefanella Quilici. Questa è la veduta attuale e questo è quello che avreste visto all'epoca salendo verso l'Acropoli con questo tempio che vi avrebbe aspettato lassù in cima. Ma anche nelle terme centrali, queste realizzazioni architettoniche di tipo tecnico, grandissima vasca ovale, ancora oggi conservate, che ci rimanda a quelle Signina opera di cui parla Vitruvio, le strutture fatte alla maniera di Segni. Pensate che livello di elaborazione architettonica che vivranno in tutto il mondo romano a ricordare un tipo di cementizio, anzi un tipo di costruzione, forse non inventato, ma certamente messo a punto a Segni. Priverno, Margherita l'ha tirata fuori tutta lei, tutto ciò che vedete, dalle mura, dai grandi condotti fognari, agli assi viari, i templi, eccetera, eccetera. Viene a volte il sospetto che mentre le altre città della zona costruissero monumenti per ricordare la loro memoria, a Priverno proprio abbiano fatto direttamente tutta la città per ricordare la loro memoria. E
un esempio principe, e chiudo con questo, è forse uno dei monumenti che ha fatto capire il Lazio del tardo ellenismo, è proprio quel ninfeo di Quintus Mucius che il 20 ottobre la mattina inaugureremo a Segni. E questi signori, vi dicevo, sono dei soldati, ma sono anche dei mercanti. Guardate, questa iscrizione sta a Salonicco, al museo di Salonicco, l'antica Tessalonica, nel riquadro Signinos, il signore si chiama Manius Scorzios Maniu Signinos, ovvero di Segni, è un latino che scrive in greco e mette una replica agli dei orientali che sono gli dei titolari del commercio. Questo è un ricchissimo commerciante che dobbiamo immaginare alla sua base a Tessalonica, commercia con l'oro della Tracia e porta i suoi soldi a Segni di fine secondo secolo avanti Cristo. Commercianti che portano soldi ma portano anche artisti, e forse il monumento, vi ripeto, è un monumento di importanza assoluta al Nippeo, sta ormai nei manuali di architettura in tutto il mondo. Questo è come l'abbiamo trovato, questo è come lo vedrete il 21 di ottobre, il 20 di ottobre inglobato in questa bella teca progettata da Michelangelo Bellini. Ma la cosa eccezionale è che a parete questa, il Nippeo conserva l'iscrizione dell'architetto che lo progettò nel tardo secondo secolo avanti Cristo, di nuovo un latino che scrive in greco, coitos moitius architectone. E Quintus Mucius architetto fece, il nome è un nome che fa paura, perché se leggete Vitruvio, Caio Mario, dopo la grande vittoria sui Cimbri e dei Teutoni nel 103 che salvò Roma, dedica un tempio all'onore e alla virtù, il militare ovviamente, e lo commissiona a Mucius. Questo o è l'architetto di Mario o è il fratello, comunque è un architetto dei massimi livelli, Renzo Piano dell'epoca, che lavora a Segni perché a Segni c'è quell'ambiente ricchissimo, coltissimo, raffinatissimo che vi ho descritto prima. E vi invito all'inaugurazione dell'area archeologica di questo monumento, che forse è l'ultimo tassellino di una panoplia, di un'armatura monumentale che i Pini hanno e che la ricerca archeologica credo vi abbia regalato. Grazie a tutti. Speriamo di poter ampliare, ho avuto modo di parlare con la sovrintendente regionale, con l'area archeologica medievale della perduta abbazia di Valpiccioli, che siamo in un altro periodo storico, dovremmo avere un incontro da concordare con il sindaco di Carpineto per verificare se si può aprire un focus proprio su quell'area archeologica medievale. Nel frattempo passo la parola all'ultimo degli interventi prima delle conclusioni a Tommaso Agnoni, che è il presidente della Fondazione Caetani. Con molto piacere vi do la parola, perché insomma, come avete potuto apprezzare dai diversi interventi, l'Oasi di Ninfa, ma anche il Castello di Sermoneta è citato più volte come una delle eccellenze del nostro territorio, e quindi quando si va a celebrare un territorio come il nostro non può mancare una parola che ha al centro il tema di Ninfa. Grazie. Innanzitutto ringrazio Pelino, la Compagnia delle Pini, l'Enit e la Regione per aver voluto che facessi a nome della Fondazione questo intervento. Io sono fortunato perché non devo spiegare la bellezza del luogo che rappresento, quella la conoscete tutti, la sapete tutti, e dico a Quirino che ha detto forse è uno dei dieci giardini più belli, che dopo tanti anni in cui di questa presunta graduatoria ne abbiamo parlato citando articoli giornalistici, quest'anno in occasione dell'anno europeo del paesaggio una giuria vera e propria in cui c'era un italiano solo e erano di tutta Europa ha decretato che il nostro giardino è il secondo più bello d'Europa dopo il Kew Garden di Londra, cioè una cosa che per numero di persone, di soldi e di cose non ha alcun paragone con noi. Non dovendo dire niente del giardino e del castello, voglio ricordare a voi, a chi di voi non era a Fossanova, alcuni numeri e poi passare invece a raccogliere la sfida che Gianni Bastianelli ha fatto, perché credo che questo sia il discorso che noi oggi dobbiamo fare. Allora, il giardino di Ninfa ormai si attesta tranquillamente al di sopra delle 75.000 presenze l'anno. Se tenete conto che apriamo soltanto 29 giorni e poi i gruppi che vengono in un altro momento, significa una densità forte. Il castello di Sermoneta sta stabilmente oltre le 40.000 visite l'anno,
La somma dei due sta oltre le 115.000 persone e da dati ufficiali del Ministero, tra i luoghi in cui si paga un biglietto, fuori Roma siamo secondi solo alle due ville di Tivoli, Villa Adriana e Villa e l'altra villa di Tivoli. Quindi stiamo parlando di qualche cosa che non ha bisogno di affermarsi sul mercato. Non ne ha bisogno, non vuole. Io Gianni Bastianelli, quando era direttore dell'Agenzia del Lazio, abbiamo discusso tante volte, perché lui mi diceva: voi potreste fare 1 milione di visitatori, 700.000. No, io credo che i numeri siano questi e non sia auspicabile che si vada oltre. Forse si può andare un po' oltre, mi verrebbe da dire, usando il termine turistico, destagionalizzando, cioè la gran parte di questi visitatori sono concentrati tra aprile, maggio e giugno, e invece io invito tutti voi a venire a vedere Ninfa in autunno. Meglio se c'è un po' di nebbia, se c'è una pioggerellina, si apprezza gli alberi, si apprezzano le foglie, si apprezza il gotico e l'inglese di quel giardino, forse più di quanto si apprezza. E in questo senso ci muoviamo. Sabato scorso abbiamo inaugurato il parco letterario, cioè una visita di altra natura, di altri aspetti, non quella solita. Oggi il tema qual è, però, secondo me? È come lo hanno posto le relazioni, è come questo sito, questo luogo, questo elemento prestigioso si collega con il resto, come diventa un modo per fare sinergia con gli altri. Noi, per nostro conto, noi siamo una Onlus, operiamo, pur essendo, come dico io, una sorta, siamo un bene pubblico, abbiamo la fortuna e la possibilità di muoverci come un privato, diciamo, siamo molto più duttili. Da 3 anni fa abbiamo fatto un'operazione che noi abbiamo fatto per migliorare la nostra offerta, ma che diventa automaticamente qualcosa da dare al territorio, perché quando noi abbiamo messo la prenotazione online per fasce orarie, eliminando le 2-3-4 ore di fila che si facevano, non solo abbiamo dato un servizio migliore, ma abbiamo detto alle persone: ti puoi organizzare una giornata, cosa che prima non era possibile, perché si sapeva quando si arrivava, non si sapeva quando si usciva. Questo elemento, che per adesso era solo a Ninfa, dalla primavera prossima, dalla stagione prossima, sarà applicato anche al Castello di Sermoneta, e con uno sforzo che stiamo facendo tutto nostro dal punto di vista economico, il nostro portale diventerà un portale a cui si può agganciare altre offerte turistiche che vanno dagli altri musei, dagli altri luoghi, perfino paradossalmente a prenotare dove andare a mangiare, a prenotare dove andare ad acquistare delle cose, persino, io l'ho voluto, non lo stiamo attivando in questo momento, persino comprare delle cose, cioè diventerà questo. Stiamo parlando, attenzione, di una cosa che nei primi 6 mesi di quest'anno sia il portale della Fondazione ha avuto 508.000 visualizzazioni, il portale delle prenotazioni oltre 550.000 visualizzazioni. Stiamo parlando, solo per chi poi effettivamente ha comprato il biglietto, di un patrimonio di oltre 50.000 indirizzi online, indirizzi veri di persone a cui noi possiamo scrivere, dare dei suggerimenti, dare dei consigli. Allora, quello che io dico, questa è la parte bella. Come dicevo sabato all'assessore, che è stata così gentile da venirci a trovare, vicino a questo c'è altro. Il giardino di Ninfa nel 2020 compie 100 anni, è una bella vecchietta, ma è una vecchietta. I cambiamenti climatici, tutto quello che c'è, portano dei problemi. Allora io, ripeto, lo dico qui perché ne ho già parlato all'assessore e l'assessore mi ha dato assicurazioni in questo. Io voglio proporre alle istituzioni, a partire dalla regione ma anche agli altri enti, una sorta di patto. Le nostre entrate sono solo i biglietti, non ci sono altre entrate. Noi abbiamo difficoltà a portare avanti questo patrimonio. Non vogliamo aumentare enormemente il numero dei visitatori, però siamo un valore da mettere in ballo, per tutti. Noi mettiamo in campo questo in un patto, chiediamo
in cambio di essere aiutati a mantenere questi luoghi. Io credo che sia una cosa che può funzionare, perché noi possiamo dare visibilità a tante altre cose, e tutte queste altre cose, sia le istituzioni sia i privati, possono darci una mano a tutelare e rendere sempre migliori questi luoghi. Grazie. Grazie al Presidente della Federazione dei Caetani, e siamo giunti alle conclusioni. I Lepini, l'Apis, l'Epolis, sta in questa chiave di disputa etimologica la parola, la radice della parola Lepini. E su questo, su questa chiave, soprattutto sul tema dell'Apis, della pietra, abbiamo ragionato come sistema territoriale per presentare un progetto per la Città della Cultura 2019, proprio che avrà come titolo La cultura della pietra, proprio in forza di questo percorso millenario che caratterizza il nostro territorio. Quindi la presenza dell'assessore regionale che patrocina e che presiede questa nostra iniziativa per noi è un motivo di grande orgoglio, quindi a lei do la parola, perché così almeno ascoltiamo quelle, le sue impressioni su questo nostro territorio, e magari anticipando un invito per poterla avere nel nostro territorio, magari in una visita informale, e poi magari per un incontro, l'avevo detto già a Massimiliano Baldini, per un forum con tutti i sindaci per discutere insieme sulle politiche attive legate al turismo. Prego. Grazie mille, grazie Quirino davvero per questa guida veramente interessante, importante per questo territorio. Io in quel territorio ci sono già andata almeno 4 volte, sono stata a Priverno, sono stata a Cori, abbiamo organizzato una delle tappe degli stati generali del turismo proprio all'abbazia di Fossanova. Ho scelto quel luogo perché fondamentale, meraviglioso, per raccontare appunto quello che stavamo facendo, il Lazio delle meraviglie, il nostro tour nei territori, per scrivere, noi a norma di legge dobbiamo scrivere nei prossimi mesi il piano strategico del turismo del Lazio, che è scaduto, il precedente l'aveva fatto Gianni, e lo abbiamo scelto appunto un percorso condiviso partendo dai territori, ascoltando un po' gli amministratori, appunto, e portando noi stessi in giro per i territori e per assaporarli, capirli, viverli, starci sopra. Quindi questa è stata appunto una delle prime tappe che abbiamo fatto. È chiaro che nei prossimi mesi dobbiamo continuare a lavorare sempre di più. Proprio per questa regione, lo diceva qualcuno, forse anche Quirino, questa regione è difficile da comunicare, già la regione è difficile da comunicare, lo diceva Stefano Ardito molto bene, l'altro, se non lo sa, ma io ho letto tanto delle sue cose, quando ero più giovane. Una regione difficile da comunicare è una regione difficile, i territori altrettanto difficili da comunicare, però proprio perché appunto da una parte c'è Roma che è un brand universale, mondiale, potente, dal punto di vista della comunicazione il brand Roma è potente, non possiamo far finta che non sia così, c'è stata questa diatriba un po', questo volersi mettere a volte contro e quindi facciamo tutto quello che è fuori Roma. Insomma, credo che non si arrivi da nessuna parte a continuare, dobbiamo invece lavorare tutti insieme, dobbiamo fare sistema, dobbiamo sfruttare, come dice anche Gianni, invece la grande forza del brand Roma. Però lavorando e concentrandoci e portando l'attenzione su tutto il territorio della nostra regione, appunto, che abbiamo chiamato Lazio Eterna Scoperta, che chiamiamo Lazio delle Meraviglie, che portiamo tutti i territori che portiamo in giro. E dobbiamo lavorarci in maniera ordinata per fare tutte quelle cose che dobbiamo fare insieme, perché la parola magica è insieme. Ad esempio, noi abbiamo portato in giunta, poi dite capirai, però insomma prima non era stato fatto,
la programmazione delle fiere sia del 2018 che quella del 2019. E già se cominciamo a programmare tutti insieme, a quali, grazie anche al calendario dell'Enit ovviamente, dove andare, che cosa portare, cosa raccontare al mondo, come raccontarlo, se ci cominciamo a lavorare già da adesso per i prossimi mesi, già è un lavoro importante con il quale riusciamo appunto a raccontare tutti insieme meglio i nostri territori. Quindi questo è già, vi invito ad esempio, Quirino, andiamo alla prossima scadenza, al TTG, a Rimini, raccontiamo i Monti Lepini, portiamo questa guida insieme, raccontiamo tutti i territori, in quella borsa importante che è il TTG di Rimini. Ecco, di questo abbiamo bisogno, di costruire un sistema più coeso tra di noi, sempre più coeso. Poi certo, dobbiamo lavorare su tante cose, lo diceva bene Stefano Ardito, la legge sui cammini, quella del 2017, è una buona legge, c'è un tema però che non affronta, che è quella della manutenzione ordinaria, esattamente, è un tema che ci siamo posti già in questi mesi per capire qual è il modello però utile, vincente, che dobbiamo applicare nei territori, insieme all'amministrazione, agli enti, per far funzionare di fatto, per rendere i cammini, i sentieri con la segnaletica, per mantenerli puliti, mantenerli manutenuti. È un lavoro, la risposta oggi ancora io non ce l'ho, non è così fatto, i parchi, i territori che non sono attraversati dai parchi, noi siamo un'amministrazione pubblica, dobbiamo applicare dei modelli che vadano bene in tutti i territori, quindi dobbiamo anche confrontarci con le differenze e mettere in campo gli strumenti che noi possiamo utilizzare in maniera equa, giusta su tutti i territori, con lo stesso rispetto di tutti i territori. Quindi è un lavoro, sembra facile, poi tradurlo in una norma di legge non è così facile, ma dobbiamo essere efficaci perché i territori hanno bisogno dell'efficacia poi, perché quella è la cosa importante. Quindi ecco appunto il piano strategico, attuazione della legge dei cammini, riforma della legge 13 del 2007, la legge quadro sul turismo, anche lì abbiamo bisogno di avere strumenti più efficaci ma soprattutto diversificati, perché i territori fuori Roma hanno bisogno di strumenti differenti da quelli della città di Roma. Roma è una città che oggi va in una direzione e anche lì secondo me forse l'amministrazione capitolina dovrebbe mettere più attenzione, ma io in questo appunto sto cercando un dialogo per riuscire a impostare un lavoro di questo tipo, per evitare un po' quella provocazione che ogni tanto viene detta anche da Derita ultimamente, mi pare, per evitare che Roma diventi soltanto una città di affittacamere e di camerieri. Ecco, bisogna costruire dei modelli diversificati, quello che succede a Roma non succede in altri territori dove abbiamo invece bisogno di lavorare di più sulla ricettività, di lavorare di più su quello che Gianni chiamava i servizi al turista. Ci sono dei nostri territori che sono un po' acerbi da questo punto di vista, ammettiamolo, dobbiamo costruire un sistema anche lì più che appunto più reattivo. Ecco, quindi credo che da questo punto di vista, mettendo insieme in ordine le cose, riusciamo a fare un lavoro importante per la nostra regione, per i nostri territori, per i Monti Lepini appunto come uno dei luoghi più belli, più importanti, più ricchi di storia, che raccontano davvero il cuore della nostra civiltà, della nostra regione. Io vi porto anche i saluti della mia collega Enrica Onorati, che non è riuscita a venire perché un po' ci siamo attaccate da Torino, abbiamo fatto il Salone del Gusto in questi giorni, ci siamo un po' attaccate l'influenza, quindi ci tenevo comunque a portare i saluti. Però ecco, il messaggio è questo. La regione c'è, le scelte che sono state fatte, che si fanno, vanno in questa direzione e credo che insieme possiamo fare un buon lavoro. Anche su Ninfa, è chiaro, è un'eccellenza, è davvero un'eccellenza del nostro territorio,
facciamo un ragionamento complessivo su come anche qui mettere a sistema tutto quello che Ninfa nel mondo rappresenta e lavoriamo insieme perché i prossimi anni siano di grande, non dico riscatto, ma di grande affermazione di questo brand che è il Lazio, che è stato un po' troppo, diciamo, trascurato in questi anni. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie all'assessore per questa sua partecipazione, alla quale lascio anche un'altra esortazione. Questa mattina, appena arrivato, c'è un architetto di Roma, l'architetto Sebastiano, non so se è Lorenzato, che mi ha lasciato un documento del 1971 che parla del biotopo del Montero. E molte sono state le legislature per le quali in Regione non si è riusciti ad arrivare a raggiungere l'obiettivo dell'istituzione del parco regionale dei Monti dei Pini. Ecco, forse a conclusione di questa conferenza è molto importante portare questa esortazione, perché questo strumento di governance potrebbe essere veramente utile alla valorizzazione e alla tutela del nostro territorio. Mi scuso con Sira Lozzi, che era nella scaletta, ma parla per lei la guida. Voglio invitarvi tutti a un aperitivo che è qua fuori, nel corridoio, molto sobrio, con lo spumante di Marco Carpinetti di Cori, con alcuni dolcetti di Sezze e con la ciambella di Carpinetto di cui parlava San Carlo da Sezze nel 1640, quando portava conforto agli appestati la rivolta del suo diario. Io vi ringrazio ancora a tutti per la partecipazione e portiamo sempre i limiti nel cuore. Buona giornata.